Questo film segna il tuo esordio nel mondo cinematografico. Com'è sì. stato lo stacco dal teatro e prima dalla televisione rispetto al grande schermo? È chiaro che io sono un novellino e quindi sono stato accompagnato da attori con grande esperienza, e questo è un bene, perché recitare con attori così esperti sicuramente aiuta. E è chiaro che bisognava cambiare registro recitativo. Questo è molto, molto, molto interessante per un attore, soprattutto un attore che viene dal teatro, no? Dove tutto è sempre molto più grande. Tu naturalmente proseguirai la tua carriera da attore teatrale, ma pensi che si potrà ripetere anche questa esperienza cinematografica? È chiaro che uno se lo augura. Continuerò col teatro perché sto scrivendo il mio nuovo spettacolo, e quindi continuerò a portare in giro anche gli altri. Sono un teatrante e resterò un teatrante. È chiaro che il cinema è una cosa che affascina e speriamo continui, chiaramente, certo che sì. Per quanto riguarda questo film, vuole smascherare in un certo senso l'assurdità della realtà, lo fa attraverso lo sguardo disincantato e razionale del suo protagonista. Condividi la sua estrema razionalità? Ma allora, diciamo che io condivido la sua visione delle cose, nel senso che sono abbastanza d'accordo sul fatto che ci troviamo in un momento in cui il mondo ha un po' smarrito il suo principio razionale, e quindi di conseguenza è inevitabilmente ridicolo. Diciamo che l'approccio è un po' estremo, perché poi la sua visione del mondo lo porta ad essere un po' infelice, e quindi, insomma, siccome noi cerchiamo tutti quanti la felicità, cerco di allontanarmi un po' da quella visione così da estrema razio, ecco. Una caratteristica del film è il bianco e nero. Che funzione ha all'interno della pellicola? Questo qui è chiaro che è sempre legato a una scelta stilistica. Alessandro ha ritenuto opportuno questo. Forse si è più veri in bianco e nero che non a colori. E tuo esordio cinematografico, e sei già alla Mostra del Cinema di Venezia. Le tue sensazioni? È chiaro che c'è una grande responsabilità e una grande tensione, anche perché io non ho visto il film, quindi mi regalo questo privilegio. Sarà una prima per me e per chi lo vedrà.